Riusciremo a combinare l'antica arte degli origami con il tema marino? Beh, rimanete con me e tra poco lo scopriremo. Ciao a tutti, io sono Stefano e bentornati in un nuovo video. Come avrete capito, giocheremo a Sea Salt and Paper, un gioco competitivo per 2-4 giocatori della durata di circa 30 minuti a partita e portato qui in Italia grazie a Cranio Creation, che ringraziamo per averci fatto mettere le mani su questa scatola tanto piccina. Quanto malefica e intrigante. Però, come sempre, prima di mostrarvela, promotion time, vi invito a lasciare un mi piace, commentare e condividere il video. Iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutti i nostri contenuti, ma soprattutto per aiutarci a crescere sempre di più. Qui sotto poi in descrizione trovate anche i link d'affiliazione per acquistare il gioco insieme ai vostri preferiti. Come sempre a voi non costerà nulla di più, ma così facendo supporterete il nostro canale, il nostro progetto e il nostro lavoro, aiutandoci a migliorare ancora ed ancora. Inoltre, se siete di Padova o comunque nei dintorni, vi aspettiamo anche direttamente in negozio, sia per i vostri acquisti sia anche per giocare, visto che c'è una ludoteca gratuita. Inoltre, sempre qui sotto in descrizione anche la recensione completa del gioco per approfondire i diversi aspetti, così come anche l'espansione promo Extra Salt, così vedete anche che cosa aggiunge. Inoltre anche i link per tutti i nostri social, sito Facebook e Instagram, quindi vi aspettiamo anche lì, siamo ovunque, ma ora ciao alle bande, iniziamo a giocare. Chi avrà la meglio in questo testa a testa davvero pepato, direi. E allora cominciamo subito. Sigla. Ed eccoci qui, pronti a giocare al nuovissimo Sea Salt and Paper. Non sono da solo, questo gioco è per 2-4 giocatori e davanti a me, pronta a darmi battaglia, torna Maura. Ciao. Chi avrà la meglio in questo gioco tanto bello quanto cattivo? È un po' di volte che ve lo dico, ma questo è davvero molto molto intrigante. Allora, bando alle ciance, cominciamo subito a giocare. Perché lo scopo del gioco in due giocatori è arrivare a 40 punti. Questo è il mazzo di pesca. La prima cosa da fare è rivelare due carte per formare i due mazzi, o meglio le due pile degli scarti. Abbiamo questa e questa. Le carte possono essere di diversi tipi. Queste sono carte fatalità collezionabili, cioè non hanno nessuna abilità, ma più carte avete di questo tipo, di quel preciso tipo, più punti si fanno. Allora, inizia chi è il più giovane? Non lo so. Dai, facciamo iniziare gli ospiti. Grazie. Il turno di gioco è diviso in tre parti. Nella prima si può pescare una carta. Si può pescare o la prima carta visibile da una delle pile degli scarti, quindi non le puoi consultare, devi ricordare quello che sta uscendo durante appunto il round in corso, oppure pescare due carte dal mazzo, sceglierne una e scartarne una in una delle due pile. Va bene. Vai. Pesco due da qua. E poi man mano vi dico appunto le diverse regole. Quindi queste carte sono del tipo collezionabile, nessuna abilità, più uno se ne ha, meglio è. Cosa copri? Questa. Ok, questa invece è una carta abilità. Vedete perché richiede una combinazione di carte, in questo caso due barchette, darà un punto la coppia di carte e darà un'abilità. Queste due freccette, ad esempio, significa tocca di nuovo a te. Ma come si attiva l'abilità? Con la seconda parte di questo turno di gioco. Se Mauro avesse ora due barchette da scartare, quindi scarta la combinazione davanti a sé, attiverebbe l'abilità. Non è questo il caso perché hai una carta. E la terza parte invece è quella del chiamare il fine round. Se si hanno almeno 7 punti davanti a sé, o comunque tenendo in conto anche le carte che si hanno in mano, si può chiamare il fine round in due modi diversi, ma ci arriveremo. Tocca a me. Allora, io pesco il pinguino. Va Me bene. la prendo in mano, non faccio nient'altro, vai. Ok, io pesco di nuovo da qua. Altra regoletta, ora Maura che ha pescato, quando scarta, se c'è una delle due pile degli scarti vuota, deve scartare per forza in quella pila. Perfetto. Cos'hai trovato per scartare quella? Beh, quella non è così forte. Cioè,
Dipende quanti altri polpi riesci a trovare. Polpi! Io pesco questa e scarto questa altra carta abilità, ma quando verrà giocata ve la racconto. Grazie, la giocherò subito. Sapevo. Quindi pesca dagli scarti, ora se vuole può giocare la coppia ed è l'unica, mettiamo qui a favore, l'unica carta, l'unica combinazione che richiede due carte diverse, cioè lo squalo e il bagnante, il nuotatore. Questa coppia dà un punto di diritto a Maura e potrà rubare, anzi può rubare, una carta dalla mano di un avversario. Quindi io inizio a mescolare. Vai. Random, quindi scegli pure. Ok. Se vuole può giocare altre combinazioni, sempre con abilità, quindi carte uguali. No. In quel senso tocca a me. Io prenderò questa, cambio idea, dai. Va bene. Marca miseria, mi ha dimenticato. Mentre io non volevo il polpo, quindi non sì, ma me ne hai appena rubato uno, quindi tu vuoi il polpo. Non è vero. Sì, sì. Non ti ricordi neanche cos'hai in mano. Ah. Però lì ci sono due polpi. Prenderò un polpo. Io prendo l'altro. Va bene. Lo sapevo, ma almeno. Perché due polpi, come vedete in sovraimpressione, due polpi danno 3 punti. Ovviamente singolo 0, poi 6, 9 e 12. Più ne avete, meglio. Meglio state. Carto questa e ho una coppia. Sì. Due pesci. Due pesci. Come vedete, due pesci hanno questa abilità che fa pescare una carta dal mazzo da aggiungere alla propria mano. Se avesse un'ulteriore coppia la può giocare e così via, a sua discrezione, non è obbligata. Vai. Non chiamo il fine round, andiamo avanti. E io... Beh, forse potevo. In teoria ho più punti di te. Beh, dipende. Ma minimo 7. Deve avere minimo 7. Vero. Io tengo questa e sono obbligato a scartare qua. Perché è vuoto. Se sentite baccano di sottofondo è perché fuori c'è un diluvio universale, quindi non so se entra nel microfono i vari tuoni e lampi. No, lampi no, ma tuoni sì. Ah. Cavolo. Io guardo. Aspetta, che tutto sia inquadrato, come sempre, sapete che ho l'ansia che... Ok. Poteva stare un po' più su. Ti scarto questa qua. E gioco i granchi. Quante coppie hai? I granchi, come vedete, indicano le due pile degli scarti. Ne può scegliere una, esaminarla e pescare una carta, lasciando le altre in ordine. Sì, vabbè, qua ci sono due conchiglie, qua c'è solo questa, quindi... Per ora. Ma se io mi prendo quella conchiglia, tu ti prenderai l'altra per non lasciarla a me. Probabilmente. O magari tu hai il bagnante, quindi questa ti fa comodo. Quindi... Sapesse. Mi prendo questa. Pre. Avevi il bagnante? Non lo so. Allora, io la scarto qui. Gioco la combinazione di due barchette. Guardate quanto sono belle queste illustrazioni. E questa freccia indica che tocca nuovamente a me. Tocca nuovamente a me, io ripesco. Io ripesco per non saper né leggere né scrivere e scarterò questa barchetta. Ok. No, non mi piacciono. Pesco da qua. Che schifo. Vabbè. Oddio, non so se lasciarti questa. Lascia. No, troppo rischioso. Me la tengo. Granchietto. Oh, grazie. No, non mi serve. Non mi serve. Infatti ne scarto un altro. Un secondo. Scusa, perché l'hai scartato lì? Cioè, mi è servita una coppia praticamente. Sì, ma io chiamo il fine round. Subito, così. Si può chiamare il fine round. No, alla fine del proprio turno. Mi sta maledicendo, sappiatelo. Se si arriva a almeno 7 punti, io chiamo lo stop immediato, l'alt, che significa ognuno fa i punti
che si è fatto. Poi c'è un altro modo un po' più rischioso ma più remunerativo, ma ci arriveremo. Allora, scusa, tu hai fatto 7 punti e qua ne hai uno solo, che cavolo hai in mano? Allora, ho 2 polipetti che danno 3 punti, quindi siamo a 4. Ho un pinguino che mi dà un punto singolo, 5. E ho questa che è la sirena che mi dà un punto per ogni carta del mio colore più frequente. In questo caso è il blu scuro, quindi 5 più 2, 7. Sono arrivato alla soglia minima e chiamo quindi lo stop. Quindi io intanto segno 7 punti. Tu hai 1, 2, 3 perché hai 3 coppie. Poi hai un pinguino, 4 punti. No, questi non mi danno niente. Ok, falli comunque vedere, così li facciamo un attimo vedere. Mi serviva un'altra ancora, se no vale. Ti serviva questa! Era proprio quella che ho detto, non so se lasciartela, meglio di no, ho fatto bene. Sì, avevo l'altro, perché ce ne sono solo 2 di marinai. Ho anch'io un polipo che da solo non vale niente. E lo squalo. Ok, quindi hai 4 punti, siamo 4 a 7, si deve arrivare a 40, ma sono punteggi bassi, in realtà si fanno anche punteggi più alti. Andiamo a resettare tutto, rimescoliamo tutto e partiamo con un nuovo... Se non avessi chiamato subito lo stop... Avevo capito che era in difficoltà, quindi ho detto meglio chiuderla qui prima che faccia 7000 coppie e ciao. Quindi, nuovo round. Eccoci pronti per il secondo round. Il mazzo è stato setappato, anche i 2 mazzi di scarti. Questa è una nuova tipologia di carte, è la carta moltiplicatore, significa che darà 2 punti per ogni pinguino che avremo in mano o davanti a noi. Queste invece le abbiamo già viste e così via. Chi inizia? Inizierà Maura, perché io ho chiamato lo stop, quindi si segue il giro. Vai! Ok. Let's go! Pesco da qua. Pesca. Ovvio. Ovvio. Io prendo un polipetto. Ci speravo. Perché tu prendi... Speriamo. Quindi hai il pinguino? Via di squali. Via di squali, attacchiamo giù bruttamente. Esco da qua. Piccola nota di merito, secondo me. Questi simbolini qua che vedete in alto non servono per il gioco, è l'alfabeto, io ve lo spiego in soldoni, è l'alfabeto universalmente riconosciuto dei colori per chi è affetto da daltonismo, e quindi è un po' il braille dei colori. Me lo stavo chiedendo, in effetti. Allora, ho visto cosa hai fatto nel frattempo. Sì, sì, sì. Non pensare. Io pesco, non mi piacciono. Quanti pinguini hai pescato nel frattempo così, eh? Beh, ce ne sono 3 in tutto il mazzo, cavolo. Io scarto questa. Lascio a te il turno. Va bene. Va bene lo stesso! sì. Sai mai che prima o poi... prima ti è andato... Prima punti. Sì. Ma tanto ora non troverò mai più polpi. Farò finire il mazzo. È questa la mia tattica. Perché dice questo? Se il mazzo finisse, può succedere, tutti fanno 0 punti. Il round termina immediatamente e nessuno fa punti. Però, stessa cosa, visto che ci siamo. Lo volevi tu? Bene, hai altre conchiglie. Tutta una lettura dell'avversario, cosa prende, cosa lascia, cosa vuole. Cavolo, oddio, ho pescato 2 carte belle. 2 sirene, boom. Beh, in quel caso non sarebbe difficile scegliere. Vabbè, qua ci sono 2 granchi, quindi non cambia niente. Hai preso un granchio. Aspettavo per dire questa cagata. Oh mio Dio. Allora. Oh mio Dio. Cosa prendo io? Prendo un granchio? No, basta, pesco 2. Ah, ma hai preso i pesci? No, non mi interessano, ma ti copro questa. No, vabbè, scusa. Stavo guardando che carte avevo in mano. Guarda, sapevo, maledizione, dovevo chiudere, dovevo.
Veramente? Sei già a 7 punti? Forse sì, forse no. Che cavolo. Che... Fammi vedere prima qual è. Porca. Veramente? Oh, grazie. Aspetta, aspetta che penso se chiudere. Un attimo. Cosa? Sei già a 7 punti. Cheat. Che scatole. Sì, alt. Quindi istantaneo? Sì. Dai, allora. Scendi la ca, scendi, scendi la ca. Ne scendo un po' alla volta, scusa, un po' di suspense. Uno. Qualche dizionario è morto nel frattempo. Due. Due, col moltiplicatore, quindi. Quindi due, tre, quattro. Grazie per la conchiglia. Cinque, sei, sai dove puoi mettertela. E la sirena. Sei, sette. 8 8 punti, quindi sali a 12 punti totali. E io in realtà, maledito, sapevo dovevo chiudere. Ho 6 punti con 3 polipetti e nient'altro. 6 più 7 13. Siamo... Oh, avresti fatto 8 con la conchiglia. Oh, che guarda, ti ho rubato. Guarda. Beh, sei comunque in vantaggio di un punto. Vabbè. Ho perso tutto il vantaggio. Dammi pure la carta là, che non mi devo sbracciare. Dai, te ne giro, cara. E partiamo con un nuovo round. Io non me ne faccio niente del moltiplicatore di pinguini. Un pinguino. Prendiamo il moltiplicatore. Pronti a giocare. Mauro ha chiamato lo stop, tocca a me. Terzo round. Allora. Prego. Ah, va bene. Il nuotatore, vai. Va bene. No, io sono sempre affascinata dal mistero. E quindi questa. Ok, pescherò anch'io ora dal mazzo e copro il granchio. Ok, riusciamo a chiamare l'altro metodo per fare lo stop. Ok, no, pesco ancora da qui. Pesco ancora da qui? No, dai, ti obbligo a scartare qua se vuoi. Va bene. Cosa ti ho lasciato? Due sirene, sette polipetti e cinque marinai che non ci sono nemmeno. Ti lascio conchiglia. Una conchiglia. E io te la lascio. Grazie. Facciamo così e io ti lascio un polipo. Grazie. Qui ne hai già. Ha preso in castagna. Alt. No. Dai, non è possibile. Alt. 9 punti. Grazie del polipo. Non hai chiamato la sfida, hai chiamato l'alt. Sì, potevo effettivamente, però... Io ho uno, cioè uno perché ho un pesce e il mio colore più frequente è uno qualsiasi, quindi due punti. Cavolo, potevo chiamare decisamente la sfida. E tu invece ne hai fatti 9. 9? Sì. Quindi vai a 21, siamo 15 e 21. È stata velocissimo questo round, dato che ci siamo, è il caso emblematico, facciamo capire un po' che cos'è l'altro modo per chiudere il round. È l'ultima sfida, o meglio l'ultima possibilità, la sfida che puoi lanciare agli altri avversari. Quando si fa questa modalità, tireremo giù le carte, quindi le giocheremo davanti a noi per vedere qual è il nostro punteggio. Gli altri avranno un round, quindi un turno extra per provare a superare quel punteggio. Se ce la fanno, bene, perché faranno un sacco di punti e chi ha chiamato non in modo furbesco l'ultima sfida farà pochissimi punti. Se invece chi ha chiamato l'ultima sfida, chi ha chiamato la sfida riesce comunque ad avere un punteggio più alto, fa molti più punti rispetto al normale punteggio. Quindi in questo caso non sarebbe cambiato granché, perché come funziona il bonus dei punti? Un po' come le sirene, si guarda qual è il colore più frequente e un punto per ogni carta di quel colore.
Se non che invece le altre persone, quindi gli avversari sconfitti dalla sfida, fanno solamente i punti dati dal bonus colore, quindi si conta anche qui il colore più frequente, un punto per ogni carta. Avrei fatto un punto, ma ne ho fatti comunque due. E io ne avrei fatto uno in più, quindi esatto. In questo caso non... Però abbiamo spiegato un po' come funziona. Round numero 3, velocissimo, partiamo subito con il quarto round. Ti lascio uno stupido polipo. Alto. Che mamma. Sì, no, lì è stata bella. Pronti via a ricominciare, quindi Maura ha chiamato l'alt. E tocca a te iniziare. E tocca a me. Oddio, beh, la scelta è comunque sofferta, ma la sirena, guarda. Vabbè, mi ha portato bene prima. Sono costretto a pescare dal mazzo e scarto un polipetto. Cos'è, un'altra sirena? Cioè, per lasciarmi un polipo c'è un'altra sirena. Spero che tu non abbia colori. Chissà. Non è un altro polipo. Non l'ho appena pescato. Chissà. No, pesco dal centro. Ti copro questo che è pericolosissimo, lo squalo. Sì. Ha le gambette, questa barca è bellissima. Non ci avevo fatto caso nemmeno io. Conchiglia, non la voglio. Non ti interessa? Al momento no. Bene, anche me. Un secondo, Sì, sì. Stai contando i punti? No. Sto scegliendo quale mi conveniva tenere. Sì, no, non ho il tuo fondoschiena spacciato. Altro turno. Sì. Lascia qualcosa di sostanzioso, per favore. Tipo conchiglia. Io non ne voglio. Ti ho lasciato la conchiglia e secondo me era un black. No, è il pinguino. Chiamo la sfida. No. Eccola la sfida, signori. Eccola. Hai un turno extra per vedere. Vediamo intanto qual è il mio punteggio da battere. Dai, vai. Allora, abbiamo due polipetti e sono tre punti. Due pinguini sono altri tre punti. Quindi che sono però, sei. Con questo 6, 7, 8, 9, 10 punti, una sirena 11 perché sono tutti colori diversi. Batti, cioè, 11. Due pinguini su 3, vabbè, pesco da qua, non ho alternative. Sì, il ballock del pinguino. Non mi serve nessuna delle due. Mi dispi. Senti, hai avuto una fortuna sfacciata prima e ora un po' la ruota gira per tutti. Mettiamola qua. Vabbè, 1. Quindi... giochi qualche coppia? Sì. Sì. Ah no, ho il collezionato. Ah ok, no, perché magari... Perché la sfida si calcola diversamente. Scusa che mettiamo qua. Allora, vediamo quanti punti avresti... Cioè, vediamo se batti 11 intanto. No. Abbiamo 6, 7... E basta. E basta. Quindi, vinco la sfida! Io faccio 11 punti più un punto extra per ogni carta del mio colore più frequente. In questo caso non c'è, 12 punti perché ipotizziamo che sia il blu. Va bene. 15 più 12 fa 27, mentre invece Maura fa solo il bonus color, cioè un punto per ogni carta del colore più frequente. Questi sono gli scatti, mi spiace. Vabbè, era comunque... È l'azzurro. Due, sì. Quindi due punti, vai a 23 contro 27. Cavolo. Partita agguerritissima. Ci vuole ancora un po' a 40. No, ma io non ho il tuo... Oddio, ma tu in due turni. Prossimo round. Cioè, due pinguini e il moltiplicatore. Io non mi l'hai lasciato il moltiplicatore. Ma che cavolo, che avessi due pinguini. Ho detto al massimo ne avrà uno. Vabbè, sono tre punti. No, due pinguini sono tre. Oddio, lascerò anche questo.
Oddio, questi intermezzi pubblicitari. Bellissimo, bellissimo, avanti così. E allora andiamo avanti, tocca a Mauro perché io ho chiamato lo stop, Olivetto e nuotatore. Vieni da me. Solo per il meme. Io non so se pescare dal... No, questo, perché questa ha una bella abilità, sì, rubare dalla mano degli altri è effettivamente... Sai, magari rubi un polipo. O un pinguino. O un pinguino. No, pesco dal centro. Addio pesciolino. Ehi pesciolino. Povere barchette, cioè non se ne calcola nessuno. Però sono quelle più frequenti. Cioè ce ne sono 8 o 9 se non ricordo male nel mazzo. Che non è male. Ma escono solo polpi. Escono solo polpi che in realtà ce ne sono tipo 5. Darò fi... No. Non lo so. No, pesco... Darò... No, no, non do fiducia. Madonna! Ma sai che ecco, proviamoci, dai. Oh, guarda un pesce. Esatto. Ma tanto tu me lo copri adesso. Ti auguro 2 pesci adesso in mano. Allora. No! Grazie. Grazie. Oh, sì. Oh, sì. Prego. Magari era un blef. Sì, assolutamente. Guarda, se è così, Oscar. And the Oscar go to... Ok. Sì, ma... Guarda. Non cambia comunque non niente. Non fingere, tipo... No, però ora è molto importante e definitivo per la partita. Puoi scegliere quale mazzo degli scarti prendere. E posso anche guardarlo, magari. Ispezionarlo e prendere una carta. Ma mi raccomando, lascia le carte nell'ordine con cui le trovi. No. Prego. Grazie. Io pesco dal centro, non ho molta scelta. Che mossa sprecata, potevo giocarle dopo, vabbè. Ti lascio una conchiglia. Grazie mille. La raccoglierà qualcun altro. Oddio, però quando ci sono ste cose a metà. Cioè? Cioè? No, cioè nel senso che non so quale. Perché guardi le mie carte? Allora Stefano, per favore. Io ve le faccio vedere così. In teoria forse le vedete solo voi. Ah! Cosa faccio? Rischio. Rischio. Dai, dimmi che è un altro pinguino. No. Anche se sarebbe divertente. Una barchetta. Ma anch'io gioco un granchietto e mi prendo il pinguino. Alla fine torniamo lì. Vai. Non dirò nulla. E tu me l'hai lasciato? Oh, guarda chi non voleva barchette e poi alla fine... giochi carte o posso andare? Puoi andare. Dove? Non completare la frase. No, no. Qua. Lo vuoi un bagnante? No, grazie. Sembrava quello. Uno squalo. Squello. Oh, che tu. Ancora. Sei sempre tu che fai sta cosa. Sei tu che. Oh no, ma questa coppia è una figata. Perché puoi rubare le carte e poi non lo fai mai. Fammi vedere. Ah, santo cielo. Aspetta. Voglio chiamare? Fallo. Hai paura? Dai, sto contando, stai buono. No, non chiamo. Hai fatto male. Hai troppe carte in mano. Io spero di rubarti una carta di no! quelle. Sì, oddio! Sì.
Oddio, ti prego, ho bisogno di rubarti una bella carta che ti fa fare un sacco di punti. Vediamo quanto riesci ad averne. Oppure di chiederti cosa, ma non mettere il soggetto, lasciamo libera immaginazione. Questa. Wow. Wow. Beh, a me serviva, wow, te la menti pure. Sì, ok, ma a me non serve praticamente a niente, forse. Fammi pensare. Scusa, tocca a me. Magari chiamo Ah, Gustavo. è vero. No, Dai. scherzo. Ormai l'hai detto, No, adesso. sì, no, 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 non ci sono neanche vicini in realtà. Non, guarda, ti credo veramente. Davvero! Allora, aspetta, questa è quella che scarto e la metterò, boh, qua e ho un altro turno. Sì, ste barchette. Al momento siamo 3 a 2, ma chissà cosa abbiamo in mano. Io ho perso il numero dei round, ma tanto c'è la grafica. Prego. Oh, un altro bagnante! No, non è vero. Magari. Magari. Ok, pensavo Hai fosse avuto un serio. brividino, ammettilo. Copriamo questo perché è pericoloso. Giochiamo due pezzolini. Che mi fanno pescare una carta dal mazzo. Prego. Puoi andare. Posso andare? Sì, è un round che si sta protraendo nel tempo. Cosa ci regalerò? No. La disperazione a quanto pare. Toc toc, chi è? Allora. Porca. No, è che io... Aspetta, un momento. Sì, scarterà quella lì o quella là? Ve la inquadrerei. Tinto. Posso? Sì. Non è che... Beh, ne hai un altro. Sfida! Sfida! Guarda, tra un po' ti calmi, calmi con alt. Io ora chiamo la sfida Fammi nuovamente. vedere i punti da Ah, è battere. vero, sì. Siamo a 3 più 5 punti dei 3 pinguini. Madonna, dai, vabbè, no, io non ho parole. Io mi ritiro. Non puoi! Siamo quindi 5, 6, 7, 8 e in realtà 8, 9, 10. È finito. No, sì, 10 punti. 10 points go Stefano! 10 punti. 10. In caso di pareggio vince chi lancia la sfida. Non mi sembra così terrorizzata, però. Accidenti! Non era. No, cos'hai pescato? Bene, grazie della sfida No, 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 stavolta. no, 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 ero convinto. Uno, Due. due, tre. No! Quante ne stai prendendo? E poi ti lamenti dei miei Più pinguini? 9 e siamo a 12 Ah, sangue. barche, Forse non si vede qua, mettiamola qua. 12, 13, 13, 14, 14. sirena. Vabbè, 14, 15, 16, 17. Quindici, 16, 17, vabbè. E Va visto che ho bene. vinto la sfida. Aspetta, no, Ah, aspetta. Ho ok. perso la sfida e poi si lamentava anche, non dirò nulla. Quindi, se perdo la sfida, io faccio i punti solo del mio colore più frequente. Quindi un punto per ogni colore più frequente, quindi una, due, tre, quattro carte nere, quattro punti. Vado a un totale di 31.
Tu invece fai punti solo dati dalle tue carte, senza altri bonus che li ho dimenticati. Erano 13? 17. 17. Sei a 40! È vero? Sì, ma no! Com'è successo? 31 a 40, questa è stata devastante questo round! 17! Maledetti polipi! Non dirmi che ne hai pescato uno all'ultimo round, ti prego. Va bene, non te lo dico. Maledizione, questo allora era Sea Salt and Paper, un gioco con le illustrazioni bellissime perché sono davvero degli origami, delle foto di origami, ma che sa essere davvero malefico, sa essere davvero davvero malefico. E allora per 31 a 40 vince Maura. Vuoi vantarti, dire qualcosa, andare? Volevo solo dire che anche se non avessi pescato l'ultimo polipo, sì, avrei comunque già calcolato nella mia mente, avevo già calcolato questo, quindi ciao. Io vabbè, non dirò nulla, se non, come sempre, spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia servito per capire se questo gioco faccia per voi oppure no. Come sempre, sotto vi ricordo che trovate il link di affiliazione per acquistare questo gioco o i vostri preferiti. Come sempre, a voi non costeranno nulla di più, ma così facendo supporterete il nostro canale, il nostro progetto e il nostro lavoro, aiutandoci a migliorare ancora ed ancora, ma soprattutto comprarmi pacchi di fazzoletti, perché questa fa malissimo. Comunque, sempre qui sotto in descrizione anche la recensione completa del gioco. Vi invito poi a lasciare un mi piace, commentare e condividere il video e scrivere perché Maura qui sotto nei commenti è una brutta persona. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!